Ciao a tutti, benvenuti su Fraction Sport, For Bicycle. Oggi vi presento una ruota davvero molto interessante, una ruota da strada, una Progress Air Disc. Quindi, una ruota che si basa su un progetto dal cerchio full carbon, una raggiatura italiana marchiata Sapin e mozzi in alluminio. Naturalmente in questo caso la predisposizione per i freni a disco. Parto dal cerchio. Full carbon, vi dicevo, trattato al grafene con applicazione multilayer, quindi a multistrato. Canale interno largo 21 mm, in questo caso c'è già il flap per il tubeless montato, che è naturalmente tubeless ready. Larghezza totale da 28 mm da esterno a esterno con un profilo da 38, quindi una ruota diciamo concettualmente media, dal profilo medio. Una raggiatura con nipples esterni assolutissimamente comodi da regolare in caso di aggiustamento e manutenzione. 24 raggi totali per la ruota anteriore e per quella posteriore, che sulla base di un incrocio in terza, diciamo, si incrociano invece in seconda nella parte, diciamo, che va verso la sezione mediana della ruota. I raggi sono dal profilo aero e si toccano in questo punto. Man mano che arriva la spalletta, quindi lo zoccolino del mozzo in alluminio, vanno in testa contro testa e diventano dal profilo arrotondato, come potete ben immaginare, e sono a testa dritta. L'ingaggio per i freni a disco è center lock, eccolo qua. In questo caso vedete appunto il cerchio, non ho montato la gomma, avevo montato una gomma tubeless, l'ho smontata per farvi vedere la ruota e c'è già la valvola montata. Vi faccio vedere la ruota posteriore con il tubeless montato, anche qua una bella anteprima perché è un Goodyear Eagle F1 da 25 mm di sezione. Velocemente due considerazioni tecniche, anche se poi vi rimando comunque all'articolo che sarà legato al video con tutti quelli che sono gli approfondimenti e anche i feedback dal punto di vista prestazionale. Una ruota decisamente moderna sia dal punto di vista estetico, che permette di abbinare perfettamente un tubeless da 25 mm e che è davvero versatile in quanto a prestazioni. La raggiatura con l'incrocio sia per la ruota anteriore che per quella posteriore offre molti vantaggi in termini di trazione, sia sulla ruota anteriore che su quella posteriore, non è per nulla scontato questo fattore, e anche in termini di comodità. Una comodità che va a vantaggio anche della scorrevolezza nel momento in cui si decide, per esempio, di tenere la gomma leggermente più bassa di pressione. Il profilo del cerchio è interessante perché è un cerchio già discretamente panciuto, ma che non soffre le folate, per esempio le folate diciamo anche violente laterali. Vi dicevo, vi rimando poi a quelle che sono le ulteriori considerazioni e approfondimenti riferiti al test della ruota, all'articolo che è allegato al video. Ciao e buone pedalate a tutti.